importante che vede protagonista la scuola Matteo Mari, una delle più numerose, possiamo dire, della città di Salerno, un'occasione per vigilare ed essere in soccorso sempre. Sicuramente sì, il criterio di scelta, se possiamo dire, è stato proprio una questione numerica. In effetti la Matteo Mari ha oltre 1000 bambini in un unico plesso. Dovendo scegliere abbiamo usato questo criterio, ma diceva il dottore Schiavone poco prima che pian piano si cercherà di dotare tutte le altre scuole, perché credo che sia importantissimo, come è importante d'altra parte, forse ancora di più, fare questo corso di formazione, quindi di primo soccorso, che va indirizzato sia ai docenti che ai genitori. Quindi davvero una grande opportunità che dà anche un momento di sicurezza, di tranquillità in più sia ai genitori che ai docenti per quanto riguarda la salute dei bambini che vengono affidati quotidianamente alle nostre scuole. Davvero un grande grazie al dottore Schiavone, quindi all'Humanis, a tutti i volontari che con grande spirito davvero di solidarietà faranno questo corso gratuitamente a tutte le scuole salernitane che vorranno aderire, ma sono ormai tutte. Ecco, un'iniziativa che questa mattina ha incuriosito in modo particolare i bambini, non solo si compie un'azione lodevole per la comunità, ma allo stesso tempo si stuzzica anche la curiosità dei piccoli. Ma questa è l'età più bella, l'età che io la metterei come materia nelle scuole elementari, perché il primo soccorso ormai è qualcosa di importante. Dobbiamo renderci conto che con tutta la bravura dei soccorritori che arrivano con le autoambulanze, però molte volte non c'è il tempo, quando arriva l'autoambulanza è troppo tardi, bisogna intervenire prima dell'arrivo dell'autoambulanza. Chi sta lì vicino alla persona che è colta da malora deve intervenire, deve sapere che cosa fare. Ecco perché il nostro centro formazione, insieme al Ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto questo protocollo e in tutte le scuole della provincia di Salerno, e poi passeremo in Basilicata e nelle altre province, faremo questi corsi, perché è importante la prevenzione, è importantissima, perché così si salva la vita della gente. Quando vale una vita di una persona? Dobbiamo far sì che la gente impari a fare le manovre di sostruttive delle vie aeree e fare le manovre di BLSD per il massaggio cardiaco, la respirazione artificiale e la defibrillazione. Ecco, oggi la consegna di un defibrillatore grazie alla solidarietà dei tantissimi salernitani alla scuola Matteo Mari, ma non si esclude che l'iniziativa possa ripetersi anche in altri plessi scolastici. Ma noi ci manteniamo con i fondi dei contributi dei cittadini salernitani della provincia di Salerno. Da questi fondi abbiamo preso i soldi per pagare il primo defibrillatore e cercheremo di prendere i fondi per pagare gli altri defibrillatori. Visto che c'è un momento di crisi in Italia, noi ci vogliamo fare partecipi di questa iniziativa, di questi contributi dei cittadini salernitani.